Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi qui con me ho questi due. Oggi vi voglio fare vedere questi due Charleston fighissimi, tutti e due della K, ma che sono veramente completamente diversi. Prima di cominciare, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, cliccate anche sulla campanellina, così attivate le notifiche e siete a posto. Seguitemi su Facebook, su Instagram, che vi linko qui sotto. Andate anche sul sito gastube.it, perché lì troverete un sacco di articoli veramente interessanti, sia miei sia di Ale, ovviamente sulla chitarra, ma andateci. Questo è il Light da 15 pollici e questo è il Master Sound da 14 pollici. Allora, per prima cosa però vorrei sfatare un mito, perché si pensa sempre che la serie K della Zildjian sia una serie jazz. È la cavolata più grossa che si possa pensare, perché la serie K va bene a fare qualsiasi genere. Troveremo batteristi con questi piatti che suonano jazz, ma che suonano anche funky, rock, metal, pop, qualsiasi cosa. Partiamo dal light, che in torinese significherebbe partiamo dal latte, ma vabbè, una pulitina. Piatto in bronzo fuso, di solito i Charleston li troviamo da 14 pollici, questo qua è un pochettino più grande e contate che un pollice in più significa un'intonazione più bassa. Oltre a questo, ovviamente anche una presenza maggiore proprio come volume e come suono. Questo piatto qua è usato veramente da tanti batteristi che tra l'altro c'entrano poco uno con l'altro. Pensate che è usato ad esempio da Kate Carlock, tra l'altro se non conoscete Kate Carlock andatelo ad ascoltare, e da Dave Grohl. Dave Grohl dovete conoscerlo. Andiamo adesso con il Master Sound da 14 pollici, ovviamente sempre K. Questo è un pochettino più alto di pitch, ovviamente perché è perché 14 pollici. Ho preso stavolta il bottom per farvi vedere le zigrinature, perché questo piatto qua, essendo Master Sound, ha queste zigrinature che vedete, servono a far uscire meglio l'aria quando andiamo a chiudere il Charleston. Questo fa sì che il piatto risulti molto più secco, soprattutto in confronto al light, perché il light risultava molto più pastoso. Restless, can't sleep, tossing and turning, stressing, scratching skin, anxiety burning. Fuck this, I'm going now. It's 3 a.m. and I'm wanting to see what downtown's about. Put down my note, wash with soap, grab my coat, grab my dope, so I can float in the subway boat. Empty car tripping, hard door opens. Felt a gust of cold air blowing like it had to be an omen. Aw man, and it was. Bugging out a Doberman, growling and foaming at the mouth. The energy keeps flowing, even if it's negative. Quick, you couldn't fix it with a sedative. And it's all I need, trying to find a solution. The highway life filled with pollution. Anche oggi il video finisce qui, vi ricordo di mettere mi piace se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale e di commentare qui sotto per qualsiasi dubbio, per qualsiasi cosa vogliate chiedermi. In più ricordatevi di andare a fare un giro assolutamente su gastube.it e a leggere tutti gli articoli fighissimi che ci sono. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!